te o con il capo di lavoro, se un giorno non andrai a lavorare perché sei in ospedale, ovviamente. Ma voglio dire che non è buono parlare tutto il tempo con persone che non hanno la necessità di sapere su questa situazione, perché in questo modo tutti ingrandiscono, qualificano tantissima energia con malattia e ti stanno inviando quell'energia. C'è gente, no? A volte, io lo vedo, sul Facebook, oggi non mi sento bene. Hanno 2000 fan, 2000 amici. Sono 2000 persone che vedono quello, lo leggono e stanno mentalizzando che tu non ti senti bene. Non è molto intelligente o non è molto metafisico, no? Mettere un messaggio negativo sul Facebook. Ok, si capisce bene, perché la gente così sta meditando. Ma invece tu puoi mettere tutta l'attenzione in quella qualità di cui hai bisogno in modo di attirarla, di magnetizzare quell'energia positiva. Dice che Viter fu un grande esoterico, discepolo del maestro Kutkumi, e dice sulla meditazione: teniamo presente che la meditazione non è per l'anima o il Cristo interno. Quando tu fai una meditazione sul Cristo interno, non è che il Cristo interno necessita la meditazione, sì? È la personalità che necessita di meditare, ma per disciplinare i diversi veicoli affinché siano un canale o uno strumento utile al Cristo o anima. Torniamo indietro. È la personalità che necessita meditare. Perché? Per tranquillizzare la mente, tranquillizzare il mondo emozionale, e in questo modo la personalità diventa un canale o uno strumento, un veicolo del vero essere, della divinità. Il piano divino di perfezione della mente è pensare positivamente, del corpo emozionale è avere dei buoni sentimenti, delle emozioni belle, del corpo fisico essere uno strumento attraverso il quale Dio, il vero essere, la presenza di Dio, possa agire in questo mondo. E il piano divino di perfezione del corpo eterico o vitale è dare la vita o la vitalità al corpo fisico. C'è un'immagine che si usa molto in Oriente per spiegare l'obiettivo della meditazione. La mente, quando è tranquilla, o dovrebbe rimanere tranquilla, quanto l'acqua in un lago, quando l'acqua è come uno specchio e riflette il cielo, gli alberi, in modo perfetto. Ma voi sapete che quando si lancia una pietra nell'acqua, cosa succede? Genera delle onde, no? E il riflesso diventa che non si vede chiaramente il riflesso del cielo, delle nuvole, degli alberi, eccetera. Questo è la mente e il mondo emozionale disarmonico, disturbato, non può riflettere nel piano fisico e nei veicoli inferiori la perfezione del vero essere. Tuo vero essere, la presenza di Io Sono, il Cristo interno, che è la coscienza che tu hai sviluppato del vero essere, è perfezione. Nel nostro spirito non si può ammalare, perché è vita,
e la vita non può morire. E la malattia è mancanza di vita. Ma perché non si manifesta quella vita, quella salute nel corpo fisico o nel corpo emozionale o nella mente? Perché la mancanza di armonia non fa possibile, è come un canale che è sporco. L'acqua che esce di quel canale è anche sporca. O semplicemente l'immondizia non permette che fluisca l'acqua in quel, cosa non tubo? In quel canale. Sì? Ok, va bene. Questa immondizia, quello che fa sporco il canale, sono i samskara. Cosa sono i samskara? Leggiamo lentamente affinché capiamo tutti cosa è questo. Quando qualifichiamo come buono o cattivo le sensazioni prodotte dalle impressioni dei sensi o originate da sentimenti di piacere o dolore, allegria o tristezza, cominciamo a rifiutarle o attaccarci a esse e generiamo un samskara. Ok, cos'è questo? Quando tu pensi che questo sia buono, bello, e desideri fortemente quello, ti attacchi a quello. L'attaccamento, qual è il problema? Se tu ottieni, ce l'hai quello che tu desideri, non c'è tanto problema. Ma a volte sì, perché lo hai lavorato e lo hai ottenuto. Sì? Ma sei attaccato e hai paura, cominci a avere paura di perderlo. Sì? E già hai paura. Una delle cause della paura è quella, perdere quello o lo stato che abbiamo ottenuto. Bene. E quando tu desideri qualcosa, sei attaccato, ma senti o credi che non puoi ottenerlo o che non riesci a prenderlo, soffri. Va bene? L'altro punto, quando tu rifiuti qualcosa, questo non mi piace, non lo desidero, può essere una cosa, una situazione, una persona, senti un rifiuto. Cos'è il rifiuto? Odio, paura, non volere, ogni sentimento negativo ha qualcosa, un contenuto di rifiuto. Ogni sentimento negativo. L'odio cos'è? È il rifiuto di una persona, per esempio. Ok, si capisce più o meno questo? Bene, quando tu senti quel rifiuto, ma la persona è accanto a te e non ti puoi liberare di lei, o non ti puoi liberare della situazione che tu rifiuti, c'è sofferenza. O disarmonia emozionale. Chiaro bene o no? Sì? Questo rifiuto, questa abitudine di rifiutare il negativo e attaccarci al positivo si chiama samskara. Ed è la causa della sofferenza. Samskara sono abitudini di reagire con attaccamento o avversione alle vicissitudini della vita, legami di attrazione o rifiuto accumulati in questa vita e nel passato che creano karma e che devono essere disciolte. Devono essere disciolte perché sono causa di sofferenza. Formazioni mentali, tendenze, abitudini che muovono la personalità all'azione.
¿Sabe de domande? No, claro. Cadena, no te sano domande. ¿Cómo sabe uno atrás? Está legado un karma. Y se lega y atracción en el fruto ocular en vuestra vida o en el pasado. Ok, non è importante sapere o ricordare quando è stato generato quel rifiuto. Tu senti il rifiuto, a volte tu conosci una persona, 5 minuti dopo dici, non mi capisco. Sì, sento rifiuto, come si dice? Non sta bene, no? Antipatia. Questa persona non so, non voglio nemmeno vederla. Ok, a prima vista adesso. Forse hanno avuto un rapporto negativo in un'altra reincarnazione, ma non è importante ricordare e sapere quando è stato generato. Forse sia meglio non sapere. Sicuramente sia meglio non sapere o non ricordare. Ma è importante trasmutare il rifiuto, perché se non trasmuti il rifiuto, continuerai a soffrire ogni volta che pensi a lei, ogni volta che la trovi in strada o in un'altra situazione della vita, stai soffrendo. Dimmi. E come trasmutarlo? Si può trasmutare attraverso il perdono. Il perdono è il grande trasmutatore del karma, dei samskara. Pensare a quella persona e tentare di perdonarla, dire ti amo, ti perdono, ti avvolgo in amore divino, non è importante se in quel momento tu non senti quello. Di tanto pensare, ripetendo quel pensiero, ripetendo quel sentimento, nella tua mente comincerai associare l'immagine di quella persona con sentimenti e pensieri positivi. E così stai cominciando a trasmutare. Anche se puoi invocare, utilizzare la fiamma violetta per trasmutare nel corpo eterico il registro anche di qualcosa, qualsiasi cosa sia successa con lei. Ma la meditazione per sé ha uno dei suoi principali obiettivi è trasmutare, sciogliere i samskara. Cosa devi fare tu durante la meditazione? Osservare i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, le sensazioni corporali, come siano. Non tentare di cambiarle, soltanto osservare. Si sono positive o negative non è importante, quello che è importante è imparare a non reagire subitamente. Non vuol dire non reagire subitamente, senza discernimento. Sì? Attraverso la meditazione oggi faremo una meditazione, dopo la settimana prossima faremo un'altra più, se può dire. Più specifica. Oggi, per esempio, ogni tipo di meditazione che pratichiamo in metafisica con i sette radi, eccetera, ci aiuta. Ma è molto importante imparare a osservare cosa c'è dentro della mia testa, del mio mondo emozionale e non reagire immediatamente, ma soltanto essere capace di osservare senza rifiuto e senza attaccamento. Perché quando tu senti, per esempio, stai meditando e hai un dolore di schiena, immediatamente tu vuoi muoverti, lasciare la meditazione, sì? E dimenticare il dolore. Semplicemente osserva come la mente vuole rifiutare il dolore. Il dolore non è eterno, perché non c'è niente, tutto è temporaneo. Se tu rimani tranquillo, vedrai che il dolore dopo qualche minuto sparisce.
allo stesso modo, quando stai osservando, ci sono dei ricordi, delle cose belle, o una sensazione corporale piacevole, o un sentimento bello, semplicemente osservarlo, non tentare di attaccarti. Cosa vuole la mente? La mente vuole ripetere eternamente quella sensazione o quel sentimento che è piacevole. Semplicemente osservare e capire anche che quella sensazione positiva è temporale anche e finirà dopo qualche minuto. In questo modo la mente, la personalità impara a non reagire con attaccamento quando le sensazioni sono positive e non agire con rifiuto quando le sensazioni sono spiacevoli. Va bene? Questo scioglie col tempo e la pratica i samskara e tu impari a rimanere tranquillo, immutabile. Ma questo non vuol dire non fare niente o non fare nulla. Io sono immutabile, cadrà il mondo e io... No, non è questo. Un esempio. Tu hai dei figli, no? E questi figli, non so, non stanno studiando in scuola o non sistemano la casa. No? E tu hai dato loro. Tu puoi dire, io sono immutabile, non dico niente, sì, a questi ragazzi. E cosa succederà? Arriveranno all'età adulta e saranno dei criminali, forse, sì, o persone antisociali che non sono capaci di convivere con altri. No, tu devi agire, ma non agirai col sentimento, ma con il discernimento. Capite? Agirai col discernimento, dire questi ragazzi devo cambiare il modo di spiegare o il rapporto con loro. E forse tu dici, devo fare uno scandalo, cominciare a gridare, ragazzi dovete studiare, se non studiate vi ammazzo, bla 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 bla. Ma tu in realtà dentro di te, nel tuo modo non sarà che sei tranquilla. Stai facendo un teatro, capite? In modo che loro reagiscono in accordo con quello che tu vuoi che facciano o che tu sai che devono fare. Capite? Ma sei capace di rimanere armonico dentro di te. Ok, benissimo. C'è un'altra domanda? Sì, hai un'altra domanda. Dimmi. Per esempio, in questi casi, quando uno non è che ti arrabbi o che non ti è simpatico una persona, sì, un comportamento non solo di una persona, sino sociale, per esempio, che non ti piace, dove cominci a, diciamo, criticare o parlare, fare questa osservazione di quello che tu vedi come ingiusto. Sì. Lì, per esempio, come funzionano le cose? Noi cerchiamo nella nostra idea una giustizia, diciamolo giustizia così, no? Socialmente. Sì. Però stiamo allo stesso tempo facendo una critica. Dopodì a volte ci mettiamo un'emozione. No, spiegami un po' più chiaramente. Per esempio, a volte mettiamo noi un'emozione con un politico, no? Sì. E non sopportiamo quello che fa. E lo critichiamo costantemente, critichiamo e non siamo mai d'accordo in quello che fanno. Sì. Lì in quello caso, per non prendere queste emozioni, queste negatività delle nostre, fatto da noi, come possiamo fare? Se alla fine viviamo una società che dobbiamo osservare e cercare anche di contribuire a cambiare. Sì, è un tema particolare la politica.
No, ma... per dire una cosa, anche con un professore, con il capo, non sei, a volte così, no? Le cose. Sì. Se tu vedi che non hai la possibilità di cambiare fisicamente qualcosa, sì? Puoi sempre pregare, pregare, decretare, fare i servizi, eccetera. Questa è un'energia positiva che tu lanci nel mondo mentale ed emozionale e che agisce da sola per trasmutare col tempo le cause negative delle cose che succedono nella tua famiglia, in una città. Ci sono delle cose che sono la tua responsabilità, va bene? Se tu hai dei figli o sei un maestro, professore, e hai degli studenti, è la tua responsabilità educare questi ragazzi, eccetera, no? Ma quando parliamo di persone adulte, non possiamo andare nella vita dicendo ah, tu devi fare questo, tu devi fare l'altro, e tu dovresti fare sì, un'altra cosa. Noi staremo generando problemi al fare, quando facciamo questo, se non è la nostra responsabilità. Ma sempre se qualcuno ci chiede un'opinione, possiamo esprimerla. Ma se non ci chiedono un'opinione, a volte è meglio sì, mantenere il silenzio. Ma sempre puoi pregare. Puoi fare un trattamento positivo e aiutare in questo modo, attraverso il potere spirituale, a trasmutare le cose negative che succedono nel mondo. Perché quando parliamo male del presidente degli Stati Uniti che ha detto questo, il presidente di questo altro paese che ha fatto l'altro, e cambierà qualcosa criticare questa critica? Sicuramente soltanto può magnificare il male. E pensate, miliardi di persone criticando a un politico o un leader, qualsiasi sia la sua attività, è una energia troppo forte che riceve quell'essere. Come possiamo aspettare che agisca in modo positivo se sono miliardi di persone che pensano è un bugiardo, è un ladro, eccetera, eccetera, va bene? Ma sempre possiamo, non dico parlare cose che non sono vere, ma decretare per il suo bene, invocare la presenza di Dio in modo che si manifesti attraverso quel politico, per esempio. Sì? Bene. Facciamo adesso una meditazione e così finiamo l'attività di oggi. Metteremo una musica tranquilla, una chiave tonale degli angeli del raggio verde. Chiudiamo gli occhi, seduti comodamente, con la colonna vertebrale e il collo dritti, i piedi comodamente appoggiati al suolo. Rimaniamo come siamo, senza muovere nemmeno un dito, una gamba o la testa. Prendiamo consapevolezza della respirazione senza alterarla. Se è lenta, è lenta. Se è veloce, veloce. Se è lieve, lieve. Se è profonda, profonda. Osserviamo come teniamo le mani, percepiamo come stanno le gambe, i piedi, appoggiate a terra. Siamo consapevoli di tutto il corpo.
con gli occhi chiusi facciamo un respiro profondo e portiamo l'attenzione al cuore. Ponete tutta l'attenzione nel centro del petto e visualizzatevi un sole di luce brillante come la luce di mille soli che illumina tutto il vostro mondo interiore. Ora visualizzate una fiamma azzurra che sorge dal lato destro del cuore. Questa fiamma contiene tutta la forza, la volontà e il potere di Dio. Osservate come sorge dal centro del cuore una fiamma dorata che è tutta la saggezza e l'intelligenza divina dentro di voi. E alla fine vedete la fiamma rosa dell'amore divino e della tolleranza che sorge dal lato sinistro del cuore. Poi visualizzate come la fiamma azzurra e la fiamma dorata si fondono e formano un unico fuoco verde. Osservate come questa fiamma verde si espande in tutto il corpo, fiammeggiando attraverso ogni organo e membra, ogni cellula, purificandoli, trasmutando in essi ogni apparenza di dolore o malattia. Visualizzatevi avvolti in un pilastro di fuoco verde che si estende intorno ai vostri corpi fisici, fin dove arrivano le vostre braccia aperte in ogni direzione, in avanti, indietro, a destra, a sinistra, verso il basso e verso l'alto. Potete portare la vostra attenzione verso la parte che richiede la guarigione, la testa, il petto, l'addome, le braccia o le gambe, e iniziare a visualizzare una luce di colore verde intorno all'organo o parte del corpo che necessita guarigione. Vedete come la luce verde comincia a ricostruire il vostro organismo, a migliorarne il funzionamento, a correggerlo. Sentite come arriva questa energia, questo fuoco verde all'organo che ha bisogno di guarigione e dite mentalmente: io sono salute. Io sono salutare. Io sono la fiamma verde della guarigione. Dio è lì, guarendo quest'organo, ricostruendolo, facendolo funzionare in maniera perfetta. Grazie Padre, perché sono già guarito. Ora facciamo un respiro profondo e respirando apriamo gli occhi lentamente portando l'attenzione alla sala.
incontriamo la settimana prossima. Come vi ho detto, la settimana prossima parleremo sulla guarigione vitale, i sette chakra. L'Anello Santo, faremo anche un'altra meditazione. E se qualcuno di voi non ha lasciato i suoi dati, può lasciare, io ogni giorno invio sul WhatsApp un messaggio